Buonasera a tutti e benvenuti. Cominciamo. Allora, intanto diamo il benvenuto al professor Simone Neri Serneri, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, e al regista del film Linea Gotica, Mario Pratesi. Li ringraziamo per la loro presenza. E che dire, questo è un film che tratta un argomento molto interessante, affascinante, un momento centrale della nostra storia recente relativo alla Seconda Guerra Mondiale. E io ho visto più volte questo film perché l'ho fatto vedere agli amici e mi sono chiesto spesso durante queste visioni del film che significato possa avere un film del genere. Pronto? Ecco, si sente. Sì. Che significato di in termini di attualità possa avere per noi un film di questo genere, Linea Gotica. Io immagino questa linea, l'ho immaginata questa linea, come una linea ideale che divide due opzioni, due modelli di civiltà. Noi siamo gli eredi del modello di civiltà basato sulla democrazia, sull'uguaglianza e sulla libertà. Dall'altra parte c'è tutto il resto, c'è l'opposto di questa civiltà. Tuttavia, oggi ci chiediamo, molti si chiedono, cosa rimane a noi, cosa è arrivato a noi oggi di questo grande periodo storico, in particolare della resistenza italiana ed europea. Che valore ha per noi? Che messaggio arriva a noi? E quali problemi noi dobbiamo affrontare per poter rendere questo messaggio ancora attuale? Nel film, fra l'altro, come vedrete, c'è anche la storia di una famiglia, diciamo tracce, episodi della storia di una famiglia di ebrei, e questo rende il film ancora più pregnante dal punto di vista storico, perché oggi, come sapete, intorno allo Stato di Israele si muovono situazioni politiche, sociali, problematiche di vario genere molto, molto, molto importanti, che ancora non hanno avuto una soluzione. Ebbene, io non voglio dilungarmi oltre, sono curioso di sapere, apprendere da quello che ci dirà il professor Simone Neri Serneri, che cosa significa per noi oggi in termini di attualità questo periodo storico, quali sono gli aspetti che ci interessano maggiormente e che possono rendere viva questa eredità. Poi ci dirà ancora due parole il regista Mario Pratesi. E così, poi se avete domande, spero ci siano delle domande da parte vostra, è un tema che interessa tutti, quindi diamo la parola al professor Simone Neri Serneri e poi al regista e infine a chi vuole dire qualcosa. Grazie. Sta sottolineando, buonasera a tutti, sta sottolineando la grande portata, scusatemi se resto seduto ma mi confondo meno, la grande portata delle questioni che sono state messe sui nostri tavolini, questioni che certamente non possiamo affrontare, non dico compiutamente ma nemmeno in modo rapsodico, però è vera non solo la domanda generale, cioè perché ancora a 70 anni di distanza
noi abbiamo non solo curiosità ma desiderio di discutere, di ricordare, di riflettere su quelle vicende, cioè c'è un nesso e riteniamo evidentemente che sia ancora un nesso forte tra quel passato e il nostro presente, per moltissimi aspetti assai, assai lontano. Qui però stasera vediamo un film che è quindi un modo di raccontare delle vicende, non discutiamo un libro generale di storia, quindi credo sia anche giusto trovare soprattutto i nessi tra quello che vedrete, anch'io il film ovviamente l'ho già visto, e alcune riflessioni più grandi. Cioè siamo all'incrocio, per usare un po' uno slogan, tra la grande storia e la piccola storia. La grande storia, come molti di voi sanno, anche solo a citare la linea gotica, che era la linea difensiva che l'esercito tedesco approntò nella prima metà del 44 lungo tutto il crinale appenninico tra sostanzialmente la Garfagnana, scusate, non capisco se deggia il microfono, se mi sentite bene, sì, tra la Garfagnana e sostanzialmente l'area tra Pesaro e Rimini. Su questa linea si attestò l'esercito tedesco nell'autunno del 1944, la realizzazione di quell'opera ebbe un grandissimo impatto non solo evidentemente sulle sorti della guerra, perché la guerra si prolungò sostanzialmente per tutto un altro inverno e una parte della primavera, ma innanzitutto ebbe un grandissimo impatto sulla nostra regione, che certamente fu liberata prima, ma la costruzione della gotica ebbe appunto ripercussioni dirette, perché gli eserciti alleati colpirono fortemente la nostra regione nel tentativo di evitare l'approntamento di quella linea di difesa, e a sua volta l'esercito nazifascista insistette pesantemente sulla popolazione, perché la popolazione era fortemente coinvolta nella costruzione della gotica. La gotica fu costruita da un'organizzazione, l'organizzazione TOT, che erano sostanzialmente dei lavori obbligati, furono centinaia e centinaia, direi migliaia, le persone obbligate a lavorare alla realizzazione della gotica, anche da Fiesole, tra l'altro, prima in modo un po' più, diciamo, volontario, fra virgolette, poi al momento della stessa liberazione di Fiesole, cioè nei giorni dei primi di settembre del 44 e immediatamente antecedenti, furono, come da tantissime altre aree di questo territorio, deportati giovani e meno giovani per terminare questa costruzione. Allora dicevo, grande storia, questo è il contesto della guerra che si combatte in Italia, è il contesto più generale della Seconda Guerra Mondiale. Non dobbiamo mai, io credo, concentrare o limitare il nostro sguardo ai nostri territori, ma sapere che siamo noi parte di una storia molto più grande, talora molto più drammatica della nostra. È il contesto della cosiddetta guerra ai civili nella Seconda Guerra Mondiale. Fin da subito i civili sono parte integrante del conflitto, lo sono perché sono mobilitati a sostenere lo sforzo dei paesi in guerra, lo sono perché sono considerati tout court il nemico da combattere, la popolazione degli stati avversari è il nemico da combattere. Questo vale in primis per l'esercito nazista nei paesi dell'Europa orientale, vale per l'esercito nazista, come sappiamo, in Italia, le stragi che insanguinano la nostra regione, ma prima per esempio il sud e successivamente anche altre aree del nord ne sono un esempio eclatante. Ma vale anche per quello che l'Italia ha fatto nei Balcani occidentali, cioè in Montenegro e in Slovenia, perché lì siamo stati noi a condurre la guerra contro i civili, in maniera forse meno efferata, ma con metodi non molto diversi da quelli che noi poi abbiamo patito. Questo è il contesto generale che viene evocato nel film. L'attestarsi della Wehrmacht sulla gotica, le stragi, che non sono l'oggetto principale ma sono, come vedrete, menzionate in apertura, e poi la grande questione che sta tutta, ma non solo dentro la guerra, della persecuzione dei cittadini ebraici. Perché invece gran parte della storia ruota intorno a questo incontro tra un gruppo di soldati e
i soldati tedeschi e una famiglia di ebrei in fuga che sostanzialmente tentano di attraversare da nord a sud appunto la linea del fronte. La grande storia è la piccola storia, questa è la piccola storia, la storia di questo gruppo di soldati e delle dinamiche all'interno di questo gruppo di soldati e del rapporto tra questo gruppo di soldati e questa famiglia, due genitori e una giovine che sono costretti a abbandonare il loro provvisorio rifugio, precario rifugio, come recita il titolo di un libro molto importante. L'Italia era stata precario rifugio di molti ebrei che credevano qui di ripararsi e in realtà molto spesso furono invece qui arrestati e sovente denunciati. Questo si intravede anche nel film, ma gran parte del film è in questa, diciamo, doppia dinamica all'interno del gruppo e tra il gruppo e questa famiglia. Allora, quali sono le questioni, e in qualche modo cercando poi di tornare alle questioni generali poste, perché se è vero che ancora quelle vicende ci parlano per la sofferenza che le nostre comunità hanno patito, per la domanda di giustizia che quelle sofferenze ancora molto spesso chiedono. Domanda di giustizia vuol dire averne e riprodurne memoria, averne riconoscimento, e molte sono le iniziative in questo senso, non soltanto giudiziarie. Vale per le vittime delle stragi, vale per i cittadini ebrei, vale per gli internati militari, per tutti coloro che a vario titolo hanno sofferto quelle vicende. La piccola storia è quella a cui facevo cenno e che ci propone alcuni di questi temi. Ci propone innanzitutto il tema appunto della violenza. Cosa significa la violenza di guerra? Perché vi è una violenza di guerra? Come reagiscono i singoli individui di fronte a questa violenza di guerra? Quindi è il tema poi anche della responsabilità individuale. Allora, deve essere ben chiaro, perlomeno dal mio punto di vista, diciamo così, professionale e storico, che ogni volta che affrontiamo questi temi dobbiamo comunque contestualizzarli, che non significa relativizzarli, ma per comprenderli io credo che si debba andare a tenere insieme l'elemento astratto, quindi l'elemento morale, i valori di cui stiamo discutendo, con quei contesti, cioè capirli dentro i loro contesti, perché altrimenti la genesi di queste problematiche resta, io credo, meno facilmente afferrabile. Allora, la violenza degli eventi a cui facciamo riferimento e quella che vedremo nel film è una violenza storicamente collocata dentro quel tipo di guerra, quindi una guerra che si conduce innanzitutto attraverso i civili, cioè mobilitando i civili ma poi colpendo i civili. Questo significa per esempio anche i bombardamenti alleati e le vittime, quindi, che in tutta Europa i bombardamenti alleati hanno fatto. Di nuovo, non si tratta di mettere sullo stesso piano tutte queste cose, ma di capire qual era il contesto, come ci si muoveva, con quale finalità, per cogliere le differenze, perché evidentemente è molto diverso colpire la popolazione con i bombardamenti e invece condurre allo sterminio intenzionalmente singole persone. Però dobbiamo collocarle lì dentro. La violenza era innanzitutto una violenza, come gli studi hanno senza alcun dubbio dimostrato, una violenza scientemente organizzata, pianificata, faceva parte integrante della mobilitazione di guerra della Wehrmacht. Non era una violenza che nasceva dalla cattiveria di Kesselring o del singolo comandante locale. C'è anche quella, ovviamente, ci sono differenze individuali, ma innanzitutto è un progetto. Ci sono degli ordini scritti, più o meno ovviamente espliciti, ci sono delle operazioni pianificate, quindi innanzitutto è una guerra che si conduce in quel modo per degli scopi ben definiti. Gli scopi erano la costruzione del nuovo ordine europeo, cioè un sistema gerarchico tra nazioni che si confrontavano ricorrendo alla guerra, invece evidentemente che confrontarsi in un'ottica che può essere, credo debba essere diversa, che erano animate da una cultura nazionalista, perché questo è il tema, l'ideologia dominante in quei decenni, un tema che ha grandissima attualità evidentemente. Cosa significa il nazionalismo, cosa ha significato negli anni 90 in Europa, cosa sta significando in questi anni in Europa, perché io credo
che l'Ucraina e la Russia facciano parte dell'Europa. Poi potremmo discutere di Israele, ma insomma no, non voglio ritornare sulla grande storia. Però anche quando parliamo della piccola storia, questo deve essere presente, anche se poi la narrazione, e non essendo questo un documentario, si concentra su alcune figure, su appunto quella piccola storia. Dentro quella piccola storia il film pone le questioni molto importanti del comportamento individuale. Uno dei libri forse di più grande impatto, non solo tra gli specialisti dell'ultimo ventennio, è un libro di Claudio Pavone, che forse qualcuno di voi avrà sentito rammentare, che appunto insiste sulla morale nella resistenza, perché ogni singolo individuo in quegli anni, durante la guerra e poi durante la resistenza, aveva davanti un grande problema morale, quello della scelta. Come mi colloco io rispetto a questi eventi, anche quando mi chiudo dietro una persiana, Pavese, la casa in collina, faccio evidentemente una scelta, così come la faccio quando scelgo di armarmi, di assumermi la responsabilità di sacrificare la mia vita, esporre la mia famiglia a una perdita, e mi assumo la responsabilità di togliere la vita a qualcuno. Quindi dimensione individuale che è al centro del film, una dimensione di grande peso che ugualmente non ci si può nascondere, come invece allora si è fatto dietro gli ordini. Uno dei ritornelli ricorrenti nei processi, pochi fatti nel dopoguerra, a cominciare da Norimberga, a quelli che però tuttora, fino agli ultimi anni, si stanno facendo un grande sforzo ai ritenuti responsabili, per esempio appunto delle stragi che hanno insanguinato la Toscana, e quella c'erano degli ordini, si doveva ubbidire. Fino a che punto è lecito ubbidire a degli ordini? Non voglio entrare nelle questioni tecniche su quanto pesano gli ordini, come devono essere formulati, ma io individuo fino a che punto sono tenuto a ubbidire degli ordini che contrastano con la mia coscienza. E noi sappiamo, e il film in qualche modo ce lo ricorda, che c'è stato chi ha disobbedito agli ordini, c'è stato chi si è assunto questa responsabilità, evidentemente esponendosi a rischi più o meno grandi. Questa è una delle grandi questioni che il film pone e cui propone una risposta. Ovviamente il film ha delle semplificazioni tecniche, perché questo è un film, non so se posso dire amatoriale, è un film di grande impegno, come vedrete, però credo sia realizzato con mezzi ridotti, quindi ci sono semplificazioni, non vedremo centinaia di soldati tedeschi, ne vedremo un piccolo numero, e così, altre semplificazioni su cui non c'è bisogno qui di soffermarsi. Dà una risposta per certi aspetti molto netta, riproponendo proprio un dualismo etico tra coloro che in qualche modo, scusate, senza qualche modo, coloro che ubbidiscono e sono convinti di ubbidire e che incarnano la scelta negativa. E invece poi ci sono altri protagonisti, uno in particolare, che fa la scelta di disubbidire, quindi di mettere a rischio la propria vita, perché ritiene di non doversi far coinvolgere in scelte molto pesanti che non condividi. Questo dualismo etico io lo considero in qualche modo, diciamo così, un artificio narrativo. Chiaramente in realtà le cose sono molto più complesse, però questa sorta di dualismo, come viene proposto nel film, ci richiama questa questione cruciale della scelta. Vorrei forse rispetto a questo e a quello che vedrete fare due precisazioni, una in realtà l'ho già fatta. Non possiamo imputare la scelta violenta dell'aggressione verso i civili e verso i singoli civili, come qui vediamo, al fatto semplicemente di essere particolarmente coinvolti o immedesimati dall'ideologia nazista. Naturalmente vi erano dei reparti che si dice più nazificati e sovente sono questi i reparti più aggressivi verso la popolazione, ma molte stragi, non solo in Italia, sono state realizzate dai cosiddetti comuni
soldati, comuni cittadini, comuni esecutori, di nuovo come recita un titolo di un libro molto importante centrato sulla vicenda polacca, quindi non solo i nazisti ma sovente, e il tema è molto delicato, è la banalità del male, perché un soldato qualsiasi, non particolarmente nazista, invece si fa partecipe di questo tipo di azioni. E di nuovo la questione del disubbidimento. L'altra sottolineatura che mi sembra talvolta, ma poi il regista magari ce lo dirà meglio, sembra essere evocata, che i tedeschi sono cattivi e l'austriaco, giusto, è buono. Anche questa è un elemento su cui avrei qualche riserva. Perché? Intanto perché ci rimanda un'identità nazionale codificata in un modo o nell'altro, potremmo rovesciare gli austriaci cattivi, ma che poi sottintende tra l'altro, non nel film assolutamente, ma gli italiani buoni e i tedeschi cattivi. Io credo che uno dei lasciti appunto da cui ci dobbiamo liberare è proprio quello delle identità nazionali predefinite. Mi fa piacere dirvi, per il senso che può avere, che domani e nei prossimi giorni a Castelnuovo per Ardenga c'è una lunga serie di iniziative che partono da una strage locale ma riguarda tutta la vicenda toscana, promossa da una fondazione tedesca. Ci sono degli storici, ci sono degli studenti tedeschi, ci sono delle iniziative teatrali, c'è un incontro tra esponenti di varie comunità vittime delle stragi e tedeschi, cittadini tedeschi che a vario titolo, alcuni sono figli di soldati della Göring, protagonisti della strage di Civitella, e si incontrano con familiari delle vittime della strage di Civitella. Proprio questo nel senso di uscire da questo tipo di stereotipi. Oltretutto l'austriaco ci richiama un po' il cattolicesimo, e quindi qui si aprirebbe un lunghissimo discorso sull'atteggiamento della Chiesa cattolica. Il film non lo fa, sono io che butto nella confusione anche questo argomento. Credo che da parte mia sia più che sufficiente, è solo appunto per cercare di sottolineare come rilevanti siano le questioni che il film si sforza con un grande impegno, devo dire, di proporci, sulle quali ci chiama a riflettere. Naturalmente non credo pretenda di dare una risposta, le risposte sono varie, come tutti i racconti che sentiamo e che ci tramandiamo offrono spezzoni di risposte. Grazie. Grazie professor Neri Serneri. Ascoltiamo ora il regista Mario Pratesi. Buonasera. Ora rispondo subito. Non è che gli austriaci sono buoni e i tedeschi cattivi, perché in effetti anche credo fosse austriaco l'ideatore dei treni, portavano nei lager, si chiamava, fu processato in Israele. Eichmann, sì, era austriaco. Non è che. Però per sbaglio mi era giunta all'orecchio dell'Ampi di Borgo e c'era un caso di un austriaco che aveva. Il punto cruciale da cui è nato Linea Gotica è che non ci sono aderenze storiche, cioè non parlavano perché avevano paura delle ritorsioni ai familiari, poi c'era la dannazione memorie, morale, non ci sono storie, c'è qualcosa sulla Versilia, lì sulla costiera, di tedeschi che avevano tradito per aiutare i civili, ci sono dei casi ma non documentati, insomma, ecco. Per cui me la sono un po' creato io dal nulla, ecco, creandola un po' nell'ambiente. No, niente, due cose veloci. Stasera presento una versione che è stata rimontata completamente, nel senso una mezz'oretta iniziale, proprio una versione inedita, si può dire, perché non fu proprio la prima presentata alla Sala S a Firenze. E poi che la strage iniziale è un po' un omaggio a quella dove fu fucilato mio nonno nel 44, l'8 giugno del 44, nella località Pievecchia, sopra Ponte Assiero. Tutto questo, ma ecco, niente di che. Poi tante cose l'ha detto il professore, in effetti ci sono
dei forti richiami. C'è un po' questa divisione manichea fra male e bene, che in effetti forse era meno netta quando una persona si trova magari nel cuore dell'azione, ecco, non sempre fa delle scelte proprio, non sono tutti buoni o tutti cattivi, ma anche se insomma i tedeschi si difendevano nell'applicare le normative interne, ecco, l'hanno fatto con solerzia, ecco, tutto qua. Erano tedeschi. Volete qualche domanda? Chi vuole dire qualcosa? Io ho vissuto questo periodo che ero scordato qui ad Auschwitz. Io ho avuto un gruppo di tedeschi che io oserei dire erano buoni, fra l'altro, ma veramente senza proprio alla noce. Sono stato al muro almeno due volte, però sono qui, sinceramente. Poi si ritirarono, diciamo, appena arrivarono gli alleati, per esattamente gli inglesi, che io avevo 7 anni, quindi ero un bambino, non sapevo davvero se erano tedeschi, inglesi, americani. Però mi ricordo c'era il famoso Licit in una di quelle casse laggiù, e quando vidi questo plotone, questi soldati, io ruzzolai le scale dalla paura, mi ricordo. Però ecco, si erano ritirati nel frattempo, e devo dire lì almeno, non, per fortuna, perché fra l'altro c'erano anche dei partigiani, e uno mi ricordo che era impedito a una gamba, forse qualcuno, Tonino si chiamava, che poi abitava lì a Monteloro, e aveva lasciato in un fienile una giacca. I tedeschi pensarono ci fossero stati dei partigiani a rifugiarsi lì, a riposarsi. E quindi ci misero, anche quella volta ci misero ai muri, noi avevamo i carri armati lì nell'aia proprio, me lo ricordo bene. Però onestamente devo dire, ecco, in questo caso, se erano austriachi o tedeschi non lo so, però onestamente, per fortuna, ci davano il pane nero. Se vi ricordate, quegli più anziani forse avevano quel pane a cassetta nero. Invece gli inglesi dopo arrivarono con le sigarette e con gli spaghetti, se vi ricordate. Ma gli spaghetti erano quelli della polvere che noi si metteva nelle canne e si facevano saltare a quei tempi. Quindi, ecco, in quel caso, da noi almeno in quel punto, ci trattarono e ci salvarono la vita, perché francamente nelle zone intorno, anche sotto Paiatici, dove c'erano i contadini che ne morirono tanti, che furono lì sotto, dove c'era i Monnetti. Qui in selva, no? In selva, sì. Ecco, noi da lì dove eravamo sfollati si vedeva proprio le case, e lì morirono tante persone di questa famiglia. Ecco, per fortuna noi non ci colpirono. Ma ripeto, mi ricordo bene, pur avendo appena 7 anni, che c'era uno che comandava questo plotone, che era umano. Io lo devo sinceramente devo dire che era veramente umano. E pur avendo i carri armati, mettendoci al muro, per fortuna non ammazzarono nessuno. Ecco. No, a farvi paura. Sì, ci fecero paura, ecco. Però niente di. Quindi probabilmente non è, saranno stati tedeschi buoni, che devo dire? Non lo so. Vedrai. Però sinceramente, ecco. Ma vuole dire qualcosa? Io ho un po' da dire, perché all'epoca avevo 2 anni, perché non mi ricordo niente. Però ora, a completare il discorso che ha fatto lui, tutti i morti dal Peorato dal Monetti furono fatti da bombardamento alleato, non da tedeschi, questo va sottolineato. E per quello che posso dire io, mi raccontano perlomeno che in casa della mia famiglia c'era un comando, diciamo così, un medico, c'era un tenente medico, altre cose. E a quei tempi io, forse per la paura, per la fame, perché anche per quelli sono rimasto vicino, forse, io avevo un monte di bolle, mi diceva la mia mamma. Ecco, questo comandante tedesco, insomma, medico tedesco, mi curava lui, insomma, mi dava tutto quello che era necessario, e per quello che mi hanno raccontato, la mia famiglia non è stata affatto trattata male da queste persone. Sicché un po' come dire, si fa ogni erba un fascio. Il buono e il cattivo c'è da tutte le parti, magari da una parte un po' di più, da una parte un po' meno, però insomma, senza dimenticare, poi molte anche delle rappresaglie venivano fatte dai tedeschi.
erano sui genitori, ma erano fascisti, e quelli non erano presi. Insomma, è bene ricordare anche questo, anche perché non è, ultimamente si tende a mettere sullo stesso piano quelli di un colore e quelli di un altro, ma insomma i colori erano molto diversi, secondo me. Chi vuole dire qualcosa? Pietro, deve dirci. No, io non posso raccontare questa guerra perché non l'ho vissuta, ancora non ero nato. Però c'è un particolare, sempre detto, mio padre è un ufficiale inglese e la linea gotica io l'ho vissuta sul racconto di mio padre, che era servizio sussistenza, rifornimenti, e loro partivano con la colonna militare dalla Stassigna, da quello il comando era adesso c'è la Villa Caruso, era la Villa Caruso, e arrivavano a Forlì sulla linea gotica. E mi ha raccontato una guerra che è ben completamente diversa dalla guerra che invece sento raccontare adesso. Sembrava di stare a vedere un film di Wong John Wayne per Letti Verdi o qualcosa del genere, perché lo spirito era completamente diverso. Erano sì tutti giovani di ventenni e quant'altro, ma queste atrocità non le avevano vissute, non le avevano provocate, non le avevano fatte. Però una punta di cattiveria, se vogliamo chiamarla così, c'era, perché mi ricordo che mio padre diceva sempre: dobbiamo consumare, lo spirito dell'alleato era questo, mezzi più possibile, per cui il bombardamento veniva fatto continuamente anche se non era necessario, ma era necessario bruciare e consumare quello che erano armi, perché le industrie dovevano poi produrre quant'altro. Però ripeto, io l'ho vissuta molto, come dire, la vedevo nei film e la rivedevo uguale come la raccontava lui. Poi da mio suocero, che è stato prigioniero invece in Jugoslavia, e perché dopo l'8 settembre e quant'altro, mi raccontava una guerra di prigionia, di privazioni, di campi di concentramento e di tutto quant'altro. Ecco, questa è un po' la mia testimonianza, perché io l'ho vissuta in questo modo. Quando ho sentito parlare loro di questa guerra, devo dire che ovviamente per me il tedesco o l'austriaco, come si diceva prima, non lo configuro in tutto questo, se non per quello che ho sentito dire, perché, ripeto, mio padre non ha mai avuto in contatto con i tedeschi. La guerra la facevano a distanza. Non c'è stata la guerra di trincea come la prima guerra mondiale, per cui loro posizionavano i loro cannoneggiamenti, i loro bombardamenti, e poi bevevano, si ubriacavano e spendevano e spargevano. Hanno rifornito tutta la zona del Forlivese, dando da mangiare, mia madre è da San Gaudenzio, io sono da San Gaudenzio, per dire, a Muraglione, ma rifornivano tutti questi paesi di viveri e di quant'altro. E anche di armi, va sottolineato, ma non a tutti. Soltanto alcuni partigiani veniva dato delle armi, mentre ad altri che erano di colore, diciamo mio padre, espressamente comunisti, certi fornimenti d'armi non venivano dati. Questo era un po' quello che mi ha raccontato e questa è la mia testimonianza. Professore, come Carlo? Va bene, anche quella è linea gotica e anche quella è legata alla questione morale. In fin dei conti, quel dualismo di cui parlava il professore, quel dualismo etico, obbedisco o non obbedisco, a chi obbedisco, come obbedisco, questi sono i problemi che abbiamo anche noi oggi. Questo paese non si è mai liberato dalla questione morale, perché dal dopoguerra ad oggi, evento dopo evento, questa questione è rimasta sempre centrale. Niente, qui la riflessione si allargherebbe, si aprirebbe a ventaglio, perché i problemi sono tanti, però penso che questo sia il contributo uscito da questo incontro di stasera. La questione morale, riflettiamo in quali termini oggi si pone e quali possono essere le eventuali soluzioni. Grazie di nuovo. Va bene.